Un saluto vitaminico dal vostro Zergantis e benvenuti in questo video di Dragon Ball Z Kakarot, dove andremo a vedere il nuovo DLC che è uscito oggi 28 aprile. Nei contenuti scaricabili dovremo avere il risveglio di un nuovo potere parte 1 e, guidati da una voce sconosciuta, Goku e Vegeta si ritrovano improvvisamente in un luogo misterioso. Qui i due Saiyan si addestrano come mai prima per accedere a un nuovo livello di potenza. Vuoi davvero? Sì, voglio andare a vedere Beerus-sama. Massimo! Sì! そこのお二方聞こえてますよね。実はあなたたちにとっても素敵なプレゼントを用意したんですよ。ほら、そろそろ目を開けてください。え?どこだここ?誰かに呼ばれた気がしたけど。でもなんで俺はこんなとこにいるんだ? カカロット? Vegeta, moscaste, o me nanka ora yondano? Dare ga kisama nado yobu mono ka? Kisama to onajiku ore mo dare ka ni yobidasareta nda. Nda? Suja itte dare ga? Watashi desu yo. Son Goku-san, Vegeta-san. What? Dare da ome? Watashi no namae wa Whis. Whis-san. とでも呼んでください。あ、ウィスな。わかった。バカめ。そんなこと今はどうでもいいだろう。貴様、なぜ俺たちをこんな場所に呼び出した?なぜ俺たちの名前を知っている?貴様のような奴とは一度も会ったことないはずだぞ。その通りです。 ベジータさんの言う通り、こうして私たちが顔を合わせるのは初めてです。ですが、そんなことはどうでもいいのですよ。どうでもいいだと?大切なのは、あなたが二人がかなりの強さを持っているということ。そして、もっと強くなりたいと思っていること。念のため確認しますが、 お二人とも強くなることがとっても大好きですよね。サイヤ人が強さを求めるのは当然のことだ。俺たちもっともっと強くなって、いろんなやつと戦ってみてえと思ってる。うんうん。それではあなたたちが強くなるのを私が手伝ってあげましょう。 手伝ってって、それってオラたちと修行してくれるっていうことか? ええ、そのためにわざわざここに来てもらったのです。 Però così salta tutta la parte di Lord Beerus. これからいくつかの課題を与えますから、それをクリアしていってください。ちゃんとクリアしていけば、あなたたちはそれはもうとってもパワーアップすることができますよ。 本当かそれ?にわかには信じがたいが、そもそもそんなことをしてお前に何の得がある?私に得とか損とか関係ありませんよ。重要なのはあなたが強くなりたいかどうか、ただそれだけなんです。ふん、ならばさっき伝えた通りだ。サイヤ人が強さを求めるのは当然のこと。 よろしい。それでは修行を始めるとしましょう。ですが、今回のことはいわば裏技のようなもの。本当ならこうしてここであなたと会うこともおかしなことなんです。いいですか?そこのところは考えないようにしてください。いいですね? なんかよくわかんないけど。いや、credo che lui dica abbiamo skippato praticamente tutta la parte in cui arriva Lord Beerus. Eccolo.
おや、起きてらっしゃったんですか？ちょうどさっきね。ビルス。ビル。ビルス様だと？いやあ、ベジータ王子、久しぶりだね。なぜあなたが？さっきウィスが言ってなかった？僕の暇つぶしに付き合ってほしいんだよね。暇つぶしだと？ですか。この頃ちょっと運動不足気味でさ、少し体を動かそうと思ったんだよ。いつもならウィスに相手をしてもらうんだけど、たまには思考を変えるのもいいと思ってね。はあ。こいつは。あ、ほん。こちらは破壊神のビルス様。宇宙一強い破壊の神様です。破壊の神？その通り、とっても強いんだよ、僕は。本当かよ。じゃあさ、オラと試合してくれよ。その破壊神の力っていうのは。Ovviamente Goku un pazzo。バカ野郎、なんてこと。怖いもの知らずですね。僕お前にそんなこと口にできるなんてね、面白いじゃないか。まあ僕はその辺で昼寝してるから、戦いたくなったらいつでもどうぞ。もっとも今の君程度じゃ僕は満足しない。ウィスにしっかり鍛えてもらって挑むことをおすすめする。 OK、 quindi l'obiettivo comunque andare contro Lord Beerus。 あっさり消してしまうかもしれないからね。 そんなに強い? Io sono curioso perché io sono comunque al 250、 そんなわけで精一杯励むことだね。 ウィス、あとは頼んだよ。 さて、これで今のあなた方の状況はよくお分かりになったでしょ。ビルス様のためにどんどん強くなってくださいね。強くなったらビルス様と戦えるんか。俺はワクワクしてきたぞ。ビジータ non è molto contento。 くそったれ。強くなるのはいいが、それが奴のためだとは複雑な気分だ。さあ、それでは早速修行を始めるとしましょうか。おのおの準備が整ったら私に声をかけてください。よし、一致やってみっか。あ、finalmente ね、その quasi 8 minuti di video comunque。 Prima di Bills puoi potenziare normalmente i tuoi personaggi completando allenamenti in questo luogo, avere anche nuove trasformazioni. Inoltre qui Goku e Vegeta vivranno altre storie incentrate su di loro. Ok, anche perché comunque c'è una questione che io mi aspettavo, vi dico la verità, prima mi aspettavo Golden Freezer. Sfide temporali sul pianeta di Bills. Le sfere temporali sono delle specie di sfere Z che fanno apparire un mucchio di sfere Z nelle vicinanze per un breve periodo di tempo. Afferra tutte le sfere Z prima che scompaiano e farà apparire un oggetto, quindi usa tecniche come capriola o ribaltamento accelerato durante il volo per raccoglierle in fretta. Ok. Ok. Acqua divina. Perfetto. Super allenamento promette livello. Le battaglie di super allenamento promette livello prevedono condizioni di battaglia e condizioni di sfida. Le condizioni di battaglia influenzano il tuo personaggio giocabile. Studiale attentamente per capire il modo migliore. Vabbè, ma io... Va bene. Cioè, essendo già al 250 non dovrei avere, tra virgolette, questi problemi. Infatti. Cioè... Ok. Allora, ho capito la questione com'è. Nel senso che loro ti danno... Ti fanno praticamente fare tutta la strada che potresti fare con il gioco normale. E io infatti ora salto perché anche da Lord Whis. Infatti Kaioken, infatti glielo dice, io guarda che lo sapevo già fare.
anche Super Saiyan 2, cioè superiamo i nostri limiti tramite gli allenamenti di Whis, ma giustamente Goku gli dice guarda che io li so già fare. Ok, tecnicamente da qua in poi c'è il vero, c'è la vera crescita, insomma. Ok, si è svegliato, ha percepito che noi finalmente abbiamo raggiunto il limite che il DLC ci proponeva. Male, shikashi. Goku-san nara. Sore già sassato. Super Saiyan God, non so cosa sia. Super Saiyajin God to wa 6 nin no tadashii kokoro o motsu Saiyajin. Quando sei Saiyan pure di cuore uniscono i loro poteri. Goku-san to konin mo. Ma non ne abbiamo così tanti, ma nantoka suru tte sore ni shitemo Super Saiyajin. Anata ga nozomu nara ima sugu ni. Ok, va bene. Super Saiyan God, finalmente ragazzi, Super Saiyan God. Per aiutare a diventare un Super Saiyan God, Whis evoca Gohan, Goten, Vegeta e Trunks. Inoltre chiama anche Trunks dal futuro e i Saiyan seguono le istruzioni di Whis, il rituale ha inizio così. Goku per poi trasformarsi in Super Saiyan God. Sì, diciamo che non è la trasformazione più epica che sia mai avvenuta, nel senso che col potere dell'amicizia e dell'amore divento Super Saiyan God. Mi scusi in anticipo se ti dovessi uccidere. Ejobuda. È bellissimo come le parole giapponesi che non hanno vengono inglesizzate. God, God. Va bene, vediamo com'è la situazione. Spero di non rimanere deluso dal fatto. Ok, è al 100 comunque. Rimango un po' deluso, sì. Purtroppo. Oh, la miseria. Dai. Vediamo se era qua. Non basta. Non riesco ad avvicinarmi. Vabbè. Ma è invincibile adesso. È invincibile, sì. Questa è una bella esplosione, Yaru janai. 僕を相手にここまで戦えるやつに会えたのは。しかもスーパーサイヤ人ゴッドの力を短時間で自分のものにするとは。本当に面白いやつだ。スーパーサイヤ人ゴッドになれるようになったということは。 Ma Vegeta in tutto questo guardava e moriva dentro, poverino. Quindi tecnicamente ora puoi apprendere Kamehameha Divina nella schermata degli attacchi speciali. Ok, e va bene. Allenamento Special Limiti non mi serve più perché ho appreso tutte le varie trasformazioni. Mentre parlare con Lord Bills.
Sfida il dio della distruzione. Ah, sfida, puoi affrontare Beast tutte le volte che desideri. Tuttavia batterlo non sarà affatto semplice. Ho capito. C'è una secondaria, chiaramente. Con Vegeta, però. Oi. È il momento di menarsi con Vegeta, chiaramente. Dio contro Dio, ovvio, ovvio. Ovvio, non aspettava altro Vegeta. 2.40 lui, eh. Non ho messo la Kamehameha divina, però. Non ho messo la Kamehameha divina, mi sono dimenticato. Dovrei riuscirci anche senza, però. A suon di Genkidama viene verrai giù Vegeta. Garlico. Aia, 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 mamma mia. Ho tirato tutto. Ale, sì. Quello era il riscaldamento? No, davvero? Ah. Sarà una criminalità di super secolo, ma lo sono riuscito a scalfirmi. È pur sempre un dio della distruzione, insomma. Insieme sì. Ah, vuole combatterci insieme finalmente? Finalmente c'è la doppia quest. Oi. Marina! Nani? Oi. Ok. Nani? Sì, ci sfida entrambi. Vediamo come la gestiamo. Ok. Ho preso, cacchio. Dovrei essere vicino a stordirlo comunque. Orco cane. Lo odio quando non mi funziona la combo. Lo odio. Ok. Li facciamo veramente poco, però. Ma lui così interrompe ogni volta. Interrompe ogni volta la mia Genkidama. Questo cane. Ce l'abbiamo fatta. Però questa è stata tosta per me. Ah.
Siete migliorati? Bene. Oh oh. Sì, è Wish che li interrompe. Gli è passata la voce. Questo è come l'anime. Era appena un riscaldamento. Sì, sì. Ok, lui va a dormire. Wish ci continuerà ad allenare. Bene. Sarà completata. Dio contro Dio. Abbiamo ottenuto una marea di potenziamenti per la comunità. Ma tantissimi. Non mi aspettavo che quei due fossero diventati così in gamba. Sono curioso di scoprire fin dove arriveranno. Bene. E direi che abbiamo concluso il DLC. Almeno sembrerebbe che la parte più sostanziale, la parte più grossa, quella della storia, sia conclusa del DLC. Bisognerà poi vedere il DLC nella sua completezza, nella sua interezza, perché così per ora è un pochettino scarno, certo. Può essere interessante concatenato assieme al gioco base, quindi crescere con Wish assieme al gioco normale può essere una cosa interessante, mentre una volta finito il gioco partire così forse è un pochettino riduttivo, più che altro per il costo del pass. Però insomma, spero che insomma vi sia piaciuto questo DLC di Dragon Ball Z Kakarotto. Io vi invito a lasciare un like e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo episodio. Un trifoglio per te, uno per me e uno boh. Vabbè, ciao ragazzuoli, buona serata.